Pace e bene, oggi 19 gennaio ricordiamo San Mario. Ascoltiamo qualche cenno della sua vita. Mario morì martire con la moglie Marta e i figli Abaco e Audiface a Roma, dove giunsero per venerare le reliquie dei martiri, come all'epoca solevano fare i primi cristiani. È probabile che i quattro facessero parte di un gruppo più che di una famiglia, perché nelle passio leggendarie dei primi secoli c'era la tendenza a considerare i gruppi di martiri di una stessa località come gruppi familiari. Alcuni martiriologi collocano questa venuta intorno al 268-270, quando ancora non c'erano le persecuzioni contro i cristiani. In una edizione più recente si pone invece come data del loro martirio il IV secolo, quando con gli editti di persecuzione di Diocleziano vennero decapitati molti cristiani e Mario, insieme alla famiglia, aiutò il prete Giovanni a dare ai 260 martiri una degna sepoltura sulla Via Salaria. Mario e i suoi familiari furono scoperti, arrestati e condotti in tribunale. Seguendo le norme degli editti imperiali, li interrogarono, invitandoli a fare sacrifici agli dèi, ma per avere posto un rifiuto, furono condannati alla decapitazione. Il martirio per Mario e i figli avvenne lungo la Via Cornelia, mentre Marta, dopo essere stata torturata, venne uccisa a Ninfa. La donazione della propria vita per il Vangelo fu esempio per molti. La pia matrona romana Felicita raccolse i loro corpi seppellendoli in un possedimento agricolo chiamato Buxus, oggi Boccea, sulla via Cornelia. Tanta venerazione hanno mostrato i fedeli verso coloro i quali hanno avuto costanza nel confessare la fede in Gesù Cristo. Nell'817, sotto il pontificato di Pasquale I, le loro reliquie vennero tolte dal luogo del loro martirio e furono trasportate nella città di Roma. Parte di esse fu collocata nella Basilica di San Prassede, un'altra fu collocata nella chiesa di Sant'Adriano e un'altra parte fu inviata a Eginardo nell'828. Questi, biografo di Carlo Magno, le donò al monastero di Seligenstadt. San Mario, come abbiamo sentito, ha ricevuto il martirio perché è stato scoperto mentre dava sepoltura a dei cristiani e per questo ci ha rimesso la vita. L'atto di dare onore e culto ai defunti è nobile, è profondo, è un valore spirituale molto molto alto. Facevo questa riflessione però: quanto tempo si dedica oggi proprio a questo aspetto della vita, la fine della vita di una persona? I dati ci dicono che non si muore più a casa, ma si muore in ospedale o in una casa di riposo, spesso lontano dall'affetto delle persone amate che magari dovrebbero stringerci la mano in quei momenti. Questo aspetto di solitudine della morte un po' è spaventoso, forse più spaventoso della morte stessa. I funerali si stanno riducendo a un momento formale che non è più in casa, adesso molto spesso avviene fuori, addirittura i cortei funebri stanno scomparendo. Mi chiedo anche le visite al cimitero delle persone più giovani. Questo, oltre a perdere un po' il contatto con le radici, ci allontana effettivamente da una dimensione molto importante che è il culto dei defunti. Il rispetto dei defunti, che non sono affatto morti, ma risorti in Cristo, sono ancora al nostro fianco. È una verità che poco ricordiamo e molto spesso hanno anche bisogno della nostra intercessione, della nostra preghiera per purificare la loro anima e arrivare più speditamente al cospetto di Dio. E allo stesso tempo loro pregano per noi e ci sostengono. Forti di questa consapevolezza teologica della comunione dei santi, allora preghiamo per i nostri defunti, stiamo vicino e riscopriamo la bellezza del culto ai nostri antenati, a chi ci ha amato, ai nostri predecessori, e che San Mario possa veramente accompagnarci in questo cammino. San Mario prega per noi.